Benvenuti in News per te. Il caso di Liliana Resinovic è stato ampiamente trattato da diversi programmi televisivi, dai noti Chi l'ha visto a Quarto Grado, che hanno indagato sul mistero che circondava la scomparsa della pensionata triestina di 63 anni. E proprio in uno di questi programmi è finalmente arrivata la svolta nel caso. Prima di continuare, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Liliana, una donna abitudinaria e tranquilla, è scomparsa il 14 dicembre 2021, mantenendo milioni di italiani con il fiato sospeso fino al tragico ritrovamento del suo corpo senza vita il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Ex dipendente della regione Friuli Venezia Giulia, Liliana aveva conservato i legami con una ristretta cerchia di colleghi anche dopo la pensione. Il marito, Sebastiano Visintin, l'ha sempre descritta come una donna di casa e la loro vita di coppia era stata definita come solare anche dopo 3 decenni insieme. Il caso ha avuto un'inaspettata svolta durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Durante la diretta è stato proiettato un video che documentava il ritrovamento del corpo di Liliana, fornendo elementi cruciali per le indagini in corso. La donna aveva la testa avvolta in 2 sacchetti di plastica e il corpo chiuso in altrettanti sacchi. Durante il video si sente chiaramente un commento degli operatori che giunsero sul luogo dei fatti, descrivendo il gesto come volontario. Sebbene gli investigatori ipotizzino un possibile suicidio, sia il marito che Claudio Sterpin, considerato l'amante, non credono a questa ipotesi. Il processo di recupero del corpo è stato criticato per l'assenza di precauzioni, come tute, calzari e cuffie per capelli, esponendo gli operatori al rischio di contaminazione e potenziale inquinamento del materiale biologico nella scena del ritrovamento. La messa in onda di questo video potrebbe portare a sviluppi significativi nel caso di Liliana Resinovic, attualmente trattato come omicidio. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche.